Come l'ha trovata nell'ultimo periodo? Sofferente. Sofferente solo fisicamente o anche moralmente, psicologicamente? Non depressa, se è questo a cui si riferisce, mai depressa. La Iman era combattiva fino all'ultimo giorno. Quindi secondo lei non avrebbe avuto motivi per uccidersi? No, non era proprio il tipo. Io, forse fra tutte le cose che posso contemplare non c'è quella, perché proprio Iman era l'antidepressione. Lei era sovratono, semmai, di umore, ma mai sottotono, mai depressa. A chi avrebbe potuto dare fastidio nelle prossime testimonianze, nei prossimi gradini del processo? Guardi, su questo ho un'idea molto precisa io. In realtà non possiamo parlarne perché poi è l'oggetto di un ipotetico movente. Pur avendo un'idea precisa, non la posso dire. È morta il 1 marzo, perché ancora non è stata fatta l'autopsia? Deve chiederlo al procuratore, non a me. Anzi, se lo viene a sapere, lo dica pure a me perché anch'io vorrei saperlo come mai non è ancora stata fatta l'autopsia. Iman aveva scritto un libro che lei ha letto. Sì? In questo libro lanciava delle accuse? Non era un libro su Ruby, era un libro filosofico, diciamo, di considerazioni, poesie, filosofia, autobiografia. C'era un po' di tutto in quel libro. Ma non c'era risentimento verso qualcuno in questo libro? Non glielo posso dire.